Siamo qui a termine la prima gara del torneo interfacoltà calcetto per Svezia e Giappone. Finisce in perfetta parità 5-5 in una partita super rocambolesca. Partire subito da Francesco. Francesco, sì. Le indicazioni credo siano più che positive. Un punto a testa, vi dividete la posta in palio, però credo che tutto sommato sia un risultato abbastanza giusto. Sì, diciamo che potevamo amministrare meglio visto che eravamo in vantaggio, però vabbè, alla fine anche noi abbiamo concesso, quindi... Cioè, alla fine sì, era giusto come risultato. Dispiace solo perché è stato aggiunto. Eravate in vantaggio. Anche quindi... l'ultima azione, peccato. Però va bene così. È la prima. Diciamo la che calcio a 5 è sempre così, cioè è imprevedibile. Sì, da un momento all'altro si può. Si può subire gol, una disattenzione. O si può anche segnare, però in però questo comunque caso. Comunque anche l'altra squadra è stata un'ottima partita. Quindi. Diciamo che forse siete in credito con la fortuna. Raga, ma davvero diciamo sì, che è un anno e mezzo che siamo in credito con la fortuna, però vabbè, no. Arriverà prima o poi. Arriva un punto che comunque. No, comunque sì, rispetto all'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso per farlo un punto ci avevamo messo tanto, quest'anno siamo venuti con una carica di ferro. E belli tanti. Sì, è tanti. Grazie sempre. Mille Francesco, vi faccio salutare gli avversari. Complimenti, in bocca al lupo per il nostro campionato. Ciao. Passiamo invece a Svezia, ex Liverpool. Edo, quest'anno le premesse sono diverse, l'anno scorso bisognava un attimo adattarsi, capire com'era il torneo. Avete beccato un avversario che comunque... mai come altre volte quest'anno è venuto bello carico. Sì. Nonostante ciò avete raggiunto un pareggio nel finale che si può dire meritato comunque, questo male. Sì, noi siamo contenti del punteggio perché guardando semplicemente la distinta, loro erano 9 e noi eravamo 5, infatti. Loro avevano più energia rispetto infatti. A noi sicuramente. Noi qualche errore l'abbiamo fatto, bisognava correre un po' di più, però le energie mancavano. 5-5 va benissimo. Io credo che comunque questa squadra con qualche... bicchiere mezzo pieno. Sì, però ma forse anche un pochino in più, perché secondo me messo qualche elemento in più certo, panchina questa squadra può veramente dire la sua. Ma mancava il portiere Andrea, quello che ha giocato la finale. Sì. Mancava Antonio Marotta e Massi, tre quindi siamo, veterani. Quindi siamo su tre colonne. Sì, assolutamente. Cosa direi, Edo? In bocca al lupo per le prossime gare. Ci prendiamo questo punto. Assolutamente. Grazie.